servizi alle aziende. Ora il gruppo BS rischia il fallimento nonostante un fatturato da 82 milioni di euro. E io facevo fatica a prenderlo sui piedi. È lo stesso mia moglie che ci sta lavorando ancora. Tra Lombardia e Sardegna, all'imprenditore e autore della frode, la Guardia di Finanza ha sequestrato un patrimonio immobiliare pari alla cifra evasa, ovvero 50 milioni di euro. Non si ferma il dibattito sulle armi negli Stati Uniti. A Chicago anche un bambino di 3 anni tra i feriti di una sparatoria in un parco e una famosa catena di caffetterie indica. Lei trasmette questa notizia al caffè senza pistola. Nel campo di basket del nono distretto di Chicago c'erano ragazzi e bambini quando qualcuno è arrivato armato di un fucile d'assalto per sparare nel buio. Sembra un film di Schicchi interpretato da Siegfried, no? Al caffè senza pistola. Dopo il massacro di Washington compiuto da un uomo con disturbi mentali ma legalmente armato, il capo della più grande e popolare catena di caffè americana, Starbucks, ha lanciato un appello ai propri clienti: per favore, non entrate armati. Una decisione arrivata dopo che la lobby delle armi aveva detto Starbucks come il luogo ideale in cui fare le proprie riunioni. Negli stati in cui girare con la pistola non solo è autorizzato, ma addirittura consigliato. In una società libera come quella americana si dovrebbe rispettare l'uguaglianza e la tolleranza e i diritti di tutti. E qua abbiamo una società che ha diritti. E questo non mi piace. No, ma no, io continuerò a bere qui il mio caffè e continuerò a portare la mia pistola. Se mi diranno di non farlo, va bene, entrerò armato da stanza. Certamente tanta violenza è troppo. Adesso io mi domando, se entrano a prendere un caffè, magari un ristretto, con la pistola, il cappuccino con che lo prendono? Col mitra? Starbucks non ha scatenato al massimo. Il cappuccino irlandese o scozzese con lanciafiamme. Hai capito che la granita di caffè la prendono con lanciagranate da spalla, no? C'è anche un attivista italiano, Cristian D'Alessandro, 32 anni, di Napoli. La nave di Greenpeace. Hanno anche arrestato un'attivista argentina dopo avergli puntato la pistola in testa. La Concordia, vista da vicino, il giglio e i sopralluoghi a pochi metri dalla nave, dopo la messa in sicurezza le ispezioni nelle 1500 cabine. L'inviata Valentina Lisi. Sulla prua della Concordia intravediamo gli interni della plancia di comando, dentro solo buio e distruzione. Ci avviciniamo sempre di più, sulla parte riemersa i segni evidenti dell'impatto con l'acqua che dai vetri infranti entra nelle cabine. Sotto di noi al lavoro ci sono i robot che continuano ad esplorare. Parlano molto della distruzione della nave, come luogo da andare a investigare. Però non parlano molto delle 30 o 50 persone che sono tragicamente affogate dentro, che quello sì che è irrecuperabile, perché la nave non gliene frega niente a nessuno ormai, ma hanno distrutto 30 o 50 famiglie. Quel porco del capitano senza vergogna, a chi gli frega che ha rovinato una nave da miliardi di euro? Però ha rovinato da 30 a 50 famiglie. Voglio vedere se uno dei vostri familiari che mi ascolta moriva affogato, che sai che sofferenza atroce che è. È quello che è indelebile, non la nave. La nave chi se ne frega se è rovinata. Parlano tanto nel telegiornale della RAI che la nave rovinata, come la vanno a rottamare, ma chi se ne frega? Ma le 50 vite bruciate, affogate anzi. Tutta la sofferenza che hanno provato, immaginatevi voi, affogare con vita, è atroce, asfissiarsi così. E perché? Perché hai avuto fiducia in una impresa di crociere per fare le vacanze. La prima multa per una studentessa che non rispetta il nuovo divieto. Felicità di stile. Le telecamere puntate su questo liceo fiorentino, la curiosità, ma in fondo qui è stato solo applicato un decreto, la circolare di primo piano sul sito della scuola, vietato fumare ovunque, anche negli spazi all'aperto, le sanzioni per le infrazioni immediate, così è stato, prima multa in Italia 55 euro, una ragazza scoperta con la sigaretta in costume. La novità è che per la prima volta si applica una multa in Italia, no?
fatto che all'unica cui appunto il numero di volte ci sono stata io. Poi adesso io so che non dovevo fumare perché c'è divieto di fumare, lo shot è sbagliato. Le lezioni dei compagni va bene di dire di segreto a scuola, ci dicono all'esterno però è esagerato, ma il decreto è solo l'ultimo sforzo del governo contro il vizio del fumo tra i giovani, dopo il divieto per i minori anche delle sigarette elettroniche. E poi un altro giovane so che ha detto, vabbè mi hanno voluto multare, ma in fondo io stavo fumando marijuana, che faceva di male? È legalizzato venderle e fumarle, non capisco perché in certi luoghi, determinati luoghi, non deve essere concesso. La sottovalutazione del rischio in Italia di istituto superiore di sanità, il 20% dei fumatori è troppo giovane tra i 15 e i 24 anni, mentre l'OMS sottolinea come le politiche antifumo dal 2007 al 2010 abbiano evitato oltre 7 milioni di morti, la prevenzione innanzitutto. Si chiude a Venezia la nostra inchiesta sul trasporto pubblico, un mese fa lo scontro tra un vaporetto e una gondola in cui perse la vita, un turista tedesco. Quindi, Federica Palestrelli. Lo dice come ci funziona una novità su Pietosa, no? Il caso del trasporto pubblico veneziano, culminato con l'incidente tra un vaporetto e una gondola il 17 agosto scorso, sotto il ponte di Rialto, in cui ha perso la vita un turista straniero. Pochi giorni fa, stesso episodio, fortunatamente, senza conseguenze per i passeggeri. Il vaporetto linea 1, come l'altra volta, stesso episodio della gondola, ha scodato e ha perso il taxi. Ma Venezia, che è un luogo geografico dell'Africa, perché ancora dopo tre mesi non fanno un caldo? Già, i limiti di velocità ci sono, 11 km orari qui sul Canal Grande, ma tutti sono sempre andati a manetta, vaporetti compresi, per rispettare i tempi indicati sugli orari, invariati pensati dal 1958, quando a Venezia il flusso turistico, di conseguenza quello nautico, non erano neppure lontanamente paragonabili alla foggia di oggi. Da quando la CTV, l'azienda comunale dei trasporti, con un buco di 17 milioni di euro, ha avviato la spending review di 7 anni di accordi sindacali per recuperare produttività, ecco che i piloti hanno iniziato ad andare a lumaca. Ma per l'utente pagante è un disagio insopportabile arrivare a dover aspettare 40 minuti in mezzo, dove che Venezia c'è l'obbligo di muoversi con il mezzo pubblico. La protesta è montata sui social network, i cittadini stanno raccogliendo firme per una petizione per ripristinare il regolare. Adesso ho capito qual era la trama che non riuscivo a capire del film, che è stato anche un romanzo, Morta a Venezia. Ecco, la gente che prendeva il vaporetto, quello, i trasporti a Venezia, era quella la trama del romanzo, del film Morta a Venezia. Quindi prova a prendere il vaporetto e sarei protagonista di un romanzo tipo Morta a Venezia, come il turista tedesco, no? Apre a Parigi il primo bar dei Gatti, d'ora in poi all'ombra della Tour Eiffel sarà possibile prendere un caffè in compagnia di tanti amati felini, il corrispondente Antonio Di Bella. Ecco, e vai, parlano dei gatti a Parigi. Incredibile! Oh, veramente sono costernato. Sarà una notizia interessante, ma è da rubrica del pomeriggio. Com'è possibile che non parlano di quello che succede in Siria? Che il Papa dice che siamo un passo dalla terza guerra mondiale, prima guerra batteriologica e chimica mondiale. Adesso già nessuno vuole intervenire e non si parla più. È più importante vedere come si prende il caffè accarezzando un gatto, come se nessuno di noi a casa nostra può avere un cane o un gatto da accarezzare prendendo un caffè. La tesi della Fondazione Brigitte Bardot, che bolla questa iniziativa come deriva commerciale ai danni dei gatti. A proposito, sono gatti rigorosamente... Ecco perché Travaglio se n'è andato via dalla Rai con Santoro. I loro cugini, perché preferiscono mettere al telegiornale il caffè gatto invece di dire come si sta espandendo il conflitto siriano nella zona e come se si interviene invece c'è una recrudescenza, se nessuno sa quello che deve fare, quindi fanno vedere alla gente il caffè dei gatti. Ora una notizia che noi del TG1 facciamo fatica a dare, è morto oggi in un incidente stradale il nostro collega Maurizio Cirilli, aveva 62 anni, era da poco andato in pensione dopo più di 35 Io anni di lavoro, coglione. Prima al TG2 e poi al TG1, alla famiglia, all'abbraccio forte di tutti noi, ti ricordi, mi sono aggrattato il coglione, mi chiamo Maurizio Anch'io. Un lavoro instancabile, una persona per bene, grande umanità e grande amore per la RAI, così ha vissuto e questo è stato per noi Maurizio Cirilli, oltre 35 anni passati tra il TG2 come operatore giornalista e poi al TG1 come figura di punta della nostra segreteria di redazione dove era vice capo redattore.
come cine operatore è stato inviato in guerra e ancora a seguito del fame ha filmato avvenimenti storici come la caduta del muro di Berlino. Maurizio Ciriti aveva un viso aperto, generoso, risolveva i problemi con il sorriso e aveva un grande attaccamento per la nostra testa. Beh, simpatico. Comunque lo commentano, dicono che ci avevano visto aperto, ma io non ho trovato mai una persona con il viso chiuso, anche perché il viso è piatto, come può essere aperto qui? La bocca aperta chiusa, le orecchie magari piccole e grandi. Brusco passaggio adesso a notizie più leggere, il calcio, Totti con la Roma fino al 2016, poi farà il dirigente, la firma del contratto davanti alle... Ecco, bravo, già c'ha dei progetti, a lunga durata. Ma ecco, io fino al 2016 starò a preoccuparmi che lui sia nella Roma. Ma chi se ne frega? Il proseguimento di un matrimonio d'amore, quello tra Francesco Totti e la Roma. Io vi ho detto che commentavo il telegiornale e l'ho commentato tutto, ma questa cosa del calcio a me non me ne frega. Bevono, brindano davanti ai giornalisti, chiedono isti. Alla società giallorossa per altri 2 anni, ma... Battuta o imprevista? Io innanzitutto volevo ringraziare il Presidente per questo sospirato contratto, diciamo, perché mi dà un'altra possibilità di indossare l'unica volta. Il contratto? Qualche miliardo di euro a me non mi dispiacerebbero, anche se il calcio non mi piace, io non ho mai giocato a calcio. Certo, lo avrei firmato anch'io quel contratto. Magari per essere un videoblogger di YouTube o per fare programmi di Spreaker. Infatti io... Penso pure che è un copiato. La bandiera della Juve non è stato trattato come... Io da 12 anni avrei voluto essere scrittore, poi anche giornalista, però questo fatto che è difficile trovare degli editori che li pubblichino mi ha sempre demoralizzato. Adesso ho iniziato a caricarmi in Spreaker, in YouTube, nei miei canali di Santo Chan. E certo, ho anche provato a usare... ...i di uno dei gruppi musicali più amati, Negramaro, nel video del loro ultimo singolo, dal titolo... CD Radio Chat. Però non è bello, anche perché non sai con chi parli, poi non rimane nulla, come invece il Breaker. Quindi adesso l'ho tolto dal cellulare, CD Radio Chat, perché non si sa mai con chi parli, devi aspettare un sacco di tempo. Però mi raccomando, iscrivetevi nel mio canale di YouTube e votate i miei video, perché magari per me sarà una forma di poter sviluppare degli interessi e arrivare a scrivere, o magari raccontare delle cose, e invece di scrivere magari mi guadagnerò raccontando delle storie in YouTube. Quindi vi prego, sostenetemi come scrittore, come pensatore, conto su tutti voi. Andate a vedere il mio canale di YouTube Sante Chan, mi raccomando. E tornando stasera su Rai 1 dopo affari tuoi, le incredibili imitazioni di tale quale show, siamo collegati con Carlo Conti. Carlo, buonasera. Allora, a me la scorsa settimana io aspettavo di vedere Super Quark di Piero Angela, che lo seguo da una vita. Ho anche commentato nel mio canale di YouTube Santo Chan, Viaggio nel mondo del paranormale. Quindi se volete vedere un commentario su un libro di Piero Angela, guardate il mio canale di YouTube, guardate il mio video commentando il libro Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela. Però la scorsa settimana, lo scorso venerdì, non hanno fatto Piero Angela, hanno fatto queste imitazioni. Ah, ecco. Intolleranze e gesti generosi verso gli immigrati nel nord-est, gli incredibili voli di 2 bel jumpers che si lanciano nel vuoto da 3.000 metri d'altezza, questo ed altro a TV7 stasera alle 23.30 su Rai 1. E con questo è tutto, non ci prendiamo più. Cioè, hanno relegato le notizie dalla Siria in un rotocalco TV7. Ce lo mandano in onda a mezzanotte. Invece nel notizioso telegiornale della prima serata hanno parlato del il caffè dei gatti. Ma te ti rendi conto? Siria, che è più importante, viene dopo i gatti che prendono il caffè. Abbiamo bisogno
di un prestito pari almeno alle spese del regno in un anno. Il nostro re apprezzerebbe molto se il Tempio ci finanziasse. Ma temo di non potere. E perché non si vuole? Perché non credo che questo debito potrà essere rimborsato. Confessate le sette monete per entrare nell'ordine del Tempio e volate studiare sulla croce. Sto parlando di come la Chiesa e il potere temporale di Carlo e Bello hanno massacrato i banchieri medievali.